Grazie, mentre chiamiamo un amico sul palco, Marco Python Fecchio. Grazie, allora mentre Python si sistema, amici di Cantù, come state? Tutto bene? Vi racconto un sogno che ho avuto un po' di tempo fa. Allora nel mio sogno mi trovavo in un paese che si chiama Okima, Oklahoma. Che Okima è uno dei tanti punti indefiniti e indefinibili su una enorme ragnatela di strade, valli, fiumi, deserti, città più o meno grandi, un po' come Cantù, no? Cantù è una sorta di piccola Okima della Lombardia, stessa cosa, un posto insomma come un altro, dove le piccole tragedie, i piccoli successi, i piccoli amori quotidiani delle persone spesso non arrivano, come si dice da noi in Toscana, a fare il giro dell'isolato. Non so se lo dite anche voi, ma benissimo, imparate il toscano che è la lingua madre. Ebbene, comunque, uno di quei posti dove che succede? La gente va la domenica mattina in chiesa e al sabato sera all'1:35 circa a sentire Hardin Burns insieme a Python Fecchio. E comunque in questo sogno a Okima, appena girato quel piccolo angolo di cui vi parlavo, appena fatto il giro dell'isolato, nel mio sogno ho incontrato Woody Guthrie. Non Woody Parodi, Woody Guthrie. E Woody era in mezzo a uno dei suoi consueti furori creativi, sapete? Quello stesso furore che gli aveva fatto cantare, scrivere, imparare, vomitare migliaia di canzoni, milioni di parole, tutte quelle parole che lui aveva catturato, colto, rubato a tutti gli sguardi e alle mani che aveva incrociato nei suoi innumerevoli viaggi. Solo che questa volta Woody sembrava un po' più stanco e mi ha detto: La Rocca, guarda, stavolta io non sto aspettando un treno, non sto aspettando una carovana, non sto aspettando una ragazza, non sto aspettando un amico del sindacato, sto aspettando semplicemente qualcosa o qualcuno che mi porti a New York in quel lungo ospedale bianco, perché basta polvere, basta fiato corto, basta passi lunghi, insomma ne ho fatto abbastanza, no? Che bisogno c'è poi adesso che hai saputo di quel giovane ragazzo di colore, ex avvocato di Chicago, assistente sociale, che è diventato presidente? Beh, quando è successo io ho capito che nel bene o nel male davvero non c'era più bisogno di affrettare il passo, dal momento che l'America forse a tratti cammina davvero accanto a me come avevo sperato. Però ecco, so che andrai a Cantù all'1:35, tra l'altro vicino al 25 aprile. Allora, La Rocca, lancia un messaggio agli amici di Cantù, digli che la mia chitarra magari è vecchia, un po' rotta, ma ai fascisti gli fa ancora un culo così. The crops are all in and the peaches are rotten. The oranges piled on the creosote dung. My brothers and sisters, come work in.
plane caught fire over Los Gatos Canyon. Fireball of lightning shook all our hill. Who are these friends all scattered like dry leaves? Radio says they were just amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane.